oggi c'è un vacuum legislativo. Dietro questo vacuum legislativo si però manifesta un volere del nostro governo di ridurre i diritti che sembravano acquisiti o perlomeno accettati. Milano ne è un classico esempio. Noi registravamo figli di coppie eterosessuali maschili e femminili, anche in caso di utilizzo della surrogacy, della cosiddetta GPA, e ci siamo dovuti fermare perché la procura, e non discuto la decisione perché è figlia di un processo anche profondamente politico, e ci sta chiedendo di cancellare le trascrizioni.